Stendi la tua mano su di noi, Signore. Nel dicembre dell'anno scorso, dopo un anno di ricerche, ha pubblicato un'analisi sintetica sull'Italia. Dice: la società slitta sotto un'ondata di pulsioni sregolate. Viene meno la fiducia nelle lunghe derive e nell'efficacia delle classi dirigenti, non solo politiche, classi dirigenti in genere. Tornare a desiderare è la virtù civile necessaria per riattivare le dinamiche sociali. L'Italia è una società appiattita. Sono evidenti manifestazioni di fragilità personali e di massa. Comportamenti e atteggiamenti spaesati, indifferenti, cinici, passivamente adattivi, prigionieri delle influenze mediatiche, condannati al presente senza profondità di memoria e di futuro. Non riusciamo più a individuare un dispositivo di fondo, centrale o periferico, morale o giuridico, che disciplini comportamenti, atteggiamenti o valori. Le ali morali è la risposta a questa Italia che non la vogliamo così. Chi la vuole così? O meglio, chi non la vuole così? Siamo d'accordo, siamo in tanti. E l'Italia è pienissimo di gente che non vuole più un'Italia in questo modo. Allora vogliamo iniziare a suscitare la speranza, iniziare a risvegliare la speranza, a ispirare all'impegno le persone, i credenti e i non credenti, quelle persone per bene, quelle persone che non frequentano nessuna chiesa, e in Italia sono la maggioranza, ma hanno dei valori, che esprimono dei valori, che li insegnano ai figli. Noi vogliamo metterli insieme. È un movimento trasversale che mette insieme i movimenti cristiani, evangelici, cattolici, mette insieme i movimenti culturali, associazionistici, li mette tutti insieme, perché vogliamo creare una massa critica di gente che possa iniziare a parlare con le istituzioni, a parlare con i media. Oggi, ed è questo il presupposto da cui nasce le ali morali, la voce dei credenti e delle persone per bene, intendo dire di quella brava gente a cui facevo riferimento prima, è totalmente assente o inascoltata. Qualsiasi cosa succede nel nostro paese, o i partiti politici parlano, o le gerarchie ecclesiastiche, mai le persone normali, comuni, che dicono, alzano la mano, dicono: noi la vediamo in questo modo, è vero che succede questo, ma è anche possibile questo, in maniera competente e con grande integrità. Le ali morali nasce nel 2006 in Viale Washington con il pastore Rosen, parlando di questa situazione nel ristorante Re Salomone, che è un ristorante ebraico, e parlavamo di questa situazione. Decidemmo di fare quindi qualcosa, fondai le ali morali, lo presentammo, molti di voi, moltissimi di voi già lo conoscono, aderimmo. Ci fu un'esplosione immediata di 500 persone, grazie a voi. Poi esperienze professionali mi hanno tenuto lontano. Ci siamo ripreparati, abbiamo studiato, perché serve competenza, non soltanto un buon cuore, ma serve competenza, e siamo pronti. Oggi in contemporanea, io sono qui a Milano, perché abito qui a Milano, ma questa presentazione è in giro in tutta Italia e non soltanto nel mondo evangelico, anche in quello cattolico. C'è stata un'adesione straordinaria di gente, di movimenti anche culturali, che dicono: noi vogliamo aderire insieme. Quando? Ho detto: guarda, in verità il 21, il giorno della primavera, e va online il sito, si può aderire online. Dice: no, vogliamo fare qualcosa. Ok, allora potete unirvi a noi, noi lo facciamo il 20 come anteprima. Bene, questa voce si è estesa e oggi tutto il territorio nazionale è coperto, dalla Sicilia, la Puglia, la Campania, il Lazio, Toscana, Marche, insomma, non voglio fare la geografia, tantissime, davvero la realtà stanno diffondendo questo movimento,
che non ha nessun colore, non è un partito politico, ma non è neanche un movimento religioso. Non vogliamo evangelizzare, vogliamo raccontare storie di persone vere, in carne ed ossa, che esistono, che camminano sulla terra come noi, gente come noi, che però sta raggiungendo degli obiettivi straordinari in alcuni ambiti, come quello del mondo degli affari, come quello dell'arte, della cultura, come quello della politica, come quello dell'istruzione, dello sport. Vogliamo raccontare che c'è gente normale che grazie ai principi biblici che ispirano, che influenzano il loro modo di pensare e di fare, riescono a raggiungere degli obiettivi straordinari. Vogliamo far raccontare a loro queste storie. Sono loro che le racconteranno in prima persona, sono loro che racconteranno gli obiettivi che stanno raggiungendo professionalmente e diranno perché li stanno raggiungendo, cos'è che li ispira, qual è la loro fonte di ispirazione. Avremo delle bellissime sorprese, come il presidente dell'Ecuador che ha praticamente finito di scrivere la storia ieri, racconterà la sua storia dopo 60 anni di vita politica, come mai nell'Ecuador ha fatto delle riforme straordinarie dal punto di vista economico e come mai è riuscito a mantenere un'integrità. Scopriremo che è un cattolico, ma di quelli veri, credenti. Racconteremo un'altra storia di un personaggio incredibile, storico questa volta, che il 25 di marzo compirà 200 anni dal primo obiettivo raggiunto, abolizione della tratta dei neri. Sto parlando di William Wilberforce. Non è molto noto in Italia, ma è un credente che ha deciso di dedicare la sua vita nel mondo della vita pubblica per abolire la schiavitù. Da quel momento in poi mai nient'altro è stato come prima. Vogliamo parlare di personaggi del mondo dell'impresa e lo faremo con Dennis Becchi, che è un imprenditore meraviglioso che è riuscito a trasformare i principi biblici in principi di governo aziendale ed è diventato miliardario grazie all'impresa che ha costituito. E tra l'altro l'ho conosciuto in chiesa, quindi cioè, persona di fede. Parleremo della storia di Randall Wallace, che è lo scrittore di Braveheart, lo scrittore che ha fatto il film di Braveheart. E scopriremo come mai, altri per l'Arbor e tanti altri film, racconteremo come mai lui ha deciso di prestare i suoi talenti per influenzare la società contemporanea. Facciamo alla fine una raccolta di firme. Il movimento di opinione si muove attraverso la vostra email. Parliamo con le email, distribuiamo queste informazioni e queste storie che vogliono risvegliare la speranza. E lo facciamo attraverso le email. Il sito domani sarà online perché è la primavera e chi vuole può aderire lasciandoci la propria email, ma anche firmare, perché in Italia è un dato personale e chi lascia la propria email deve anche firmare. Da domani poi sarà possibile farlo anche online. Qualcuno già mi ha chiesto come possiamo collaborare. È facilissimo, estendiamo innanzitutto il movimento facendo sapere che è possibile questo. Invitate la gente a visitare il sito e ad aderire sul sito, primo. Secondo, se conoscete qualche storia esemplare, che voi dite questa storia davvero può ispirare gli italiani, può davvero dire c'è bisogno di speranza e questa storia di questa persona, storica o reale, può davvero aiutare gli italiani a pensare in maniera diversa, segnalatecelo, così li intervisteremo e racconteremo e condivideremo la storia. Domani è la primavera. Buona primavera, speriamo, non soltanto dal punto di vista climatico, ma soprattutto culturale. Ciao. Ok. Noi crediamo che per cambiare la storia d'Italia dobbiamo entrare in tutti gli ambiti per raccontare che Gesù è il Signore. Amen. Chi entra nello sport, tipo Nick, chi in un movimento di opinione, chi nell'arte, chi lavora in TV, chi è un avvocato, chi non è nessuno, dovunque noi siamo, noi dobbiamo. Hai presente quando qualcuno sta dormendo da troppo tempo che tu lo prendi e vai? Più o meno è così che bisogna fare.
perché le persone si sveglino per credere che Dio veramente può cambiare la loro storia. Amen. Ok, sono appena tornata dalla Sicilia con furore. Abbiamo tutti questi siciliani qua. C'è un'invasione, mamma mia. Sono stata a Caltanissetta e a Catania ieri sera. Mi hanno praticamente prosciugato. E mi sono alzata questa mattina alle 5 per essere qua. Io credo veramente nelle cose meravigliose che Dio sta facendo. Dio ci sta chiamando veramente in tutta l'Italia per poter aiutare le chiese a strutturarsi. E c'è una generazione di gente che non ama la religione, di gente che non gli interessa la religiosità, ma che vogliono Gesù e vogliono vivere per fede, vogliono vivere secondo la Bibbia. E questo è meraviglioso. Amen. Prima di ascoltare la parola di Dio, voglio dirvi che là dietro c'è Nicola, oggi non c'è l'Alex. Se qualcuno deve lasciare le proprie decime, lascerete a lui. Guardate, Nicola è là dietro, ecco, è lui oggi. Aprite le vostre Bibbie con me nel libro di Ezechiele 37. Chi conosce Ezechiele 37? Alzi la mano molto in alto. Tutto qua, eh? Allora, qua noi troveremo il profeta Ezechiele, una delle profezie più pazzesche della Bibbia, perché è una profezia che si è compiuta, ma che possiamo ancora usare il principio per i giorni d'oggi. Ezechiele 37 dice così: la mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi trasportò mediante lo Spirito e mi depose in mezzo a una valle piena di ossa. Mi fece passare presso di esse, tutto attorno. Ecco, erano numerosissime sulla superficie della valle, ed erano anche molto secche. Mi disse: figlio dell'uomo, queste ossa potrebbero rivivere? E io rispose: Signore Dio, tu lo sai. Ed egli mi disse: profetizza su queste ossa e di loro: ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. Metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito e rivivrete, e conoscerete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato comandato, e come io profetizzavo si fece un rumore ed ecco un movimento. Le ossa si accostarono le une alle altre. Io guardai ed ecco venire su di esse dei muscoli. Non c'era in essi nessuno spirito. Allora egli mi disse: profetizza lo spirito, profetizza figlio dell'uomo, e di allo spirito: così parla il Signore Dio, vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Io profetizzai come egli mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi, tornarono alla vita e si alzarono in piedi. Era un esercito grande, grandissimo. Questa è una profezia, logicamente, fatta molto prima dello sterminio degli ebrei sulla terra. E noi che conosciamo la storia oggi possiamo comprendere che Ezechiele stava profetizzando proprio questo sterminio pazzesco che tutta la storia ha visto. E qua dice che il popolo si è domandato: potremo mai rivivere? Queste ossa potranno tornare alla vita? Succederà? Io immagino che quando tutto il mondo è venuto a sapere dello sterminio degli ebrei, e anche quando loro stessi sono venuti, questa profezia ha iniziato a compersi nel loro cuore. Chissà se questo popolo potrà avere forza per rivivere. Però Dio aveva già detto al profeta Ezechiele che questo sarebbe successo, e lui ha detto: prima gli fa vedere la valle piena di ossa, come vediamo in tutti questi film.
che raccontano la storia. E poi dice: figlio dell'uomo, potranno rivivere queste ossa? Adesso io voglio che tu immagini tutte le cose che stanno succedendo attorno a noi, nella città, nel governo, in Italia, in Europa. E voglio fare questa domanda a te: figlio dell'uomo, potremo davvero avere un movimento sovrannaturale di fede? Potranno davvero tutte queste persone che sono morti viventi? Sapete, noi che viviamo a volte dietro le quinte nella vita della gente, vediamo veramente gente morta, gente a volte che ha tutto e non ha niente, con un buco nel cuore, con un'ansia, con un'angoscia, vivono tutte le cose così. Io voglio fare questa domanda a voi: quando voi guardate lo scenario dove noi ci troviamo, voi riuscite a dire wow, andrà tutto benissimo? Allora Dio ha fatto questa domanda al profeta che vedeva questa valle piena di ossa e ha detto: secondo te possono rivivere? E il profeta, secondo me molto intelligente, ha detto quello che avremmo detto noi: tu lo sai. Perché se diceva no, magari Dio diceva: uomo di poca fede. Magari diceva sì e poi Dio diceva: no, è impossibile. Allora ha detto quella cosa intelligente: Signore, tu lo sai. Come per dire, se tu fai qualcosa probabilmente può succedere, solo tu puoi dire questo, solo tu davanti alla morte puoi raccontare che può esistere vita. E allora Dio gli dà un comando e gli dice: figlio dell'uomo, profetizza. Figlio dell'uomo, profetizza. Sapete, la parola profetizzare vuol dire proferire parole. Profetizzare nel nome di Dio vuol dire proferire parole nel nome di Dio. Il profeta chi era? Il profeta era una persona che riceveva qualcosa da Dio e raccontava alla gente. Qua per esempio abbiamo il profeta Ezechiele. Lui riceveva dal cielo qualcosa, una visione di ciò che sarebbe avvenuto, e con questa visione lui era la bocca di Dio sulla terra. Chi era il profeta? La bocca di Dio sulla terra. Allora Dio in quell'epoca, prima di Gesù, parlava solo personalmente a tre categorie di persone: ai re. Infatti quando leggi la Bibbia nell'Antico Testamento tu vedi che Dio parla ai re. Parlava ai profeti, gente con un livello spirituale importante, scelte da Dio, separate da Dio, e parlava loro e loro parlavano al popolo. E parlavano ai sacerdoti, e parlava ai sacerdoti. Solo i sacerdoti potevano entrare alla presenza di Dio e ascoltare da Dio. Gli altri dovevano dipendere da ciò che Dio diceva al re, da ciò che Dio diceva al profeta e da ciò che Dio diceva al sacerdote, e il popolo seguiva. E poi arriva Gesù. E quando arriva Gesù e muore sulla croce per noi, la Bibbia dice che c'era questo tempio dove solo i sacerdoti potevano entrare oltre a una cortina, un velo che c'era, che era spesso 5 centimetri, quindi una cosa difficile da rompere facilmente. Quando Gesù muore sulla croce, dice che quel velo si squarcia. Non da sotto, che dice qualcuno che ha cercato, ma là in alto, era molto alto, praticamente il doppio di questa altezza, il velo che era tutto un pezzo unico, dall'alto, mentre Gesù sta morendo sulla croce, chi era al tempio ha testimoniato che il velo dall'alto fa così. E là noi abbiamo compreso una cosa: Gesù stava dicendo, adesso che ho annullato il peccato che ti separava da me, tu puoi entrare nella mia presenza. E là nella lettera di Pietro, in prima Pietro, lui dirà così: adesso in Cristo noi siamo un'estirpe eletta, un popolo santo, una generazione diversa, un sacerdozio regale, sacerdoti e re, e siamo diventati anche in Cristo profeti, cioè gente che parla nel nome di Dio sulla terra, gente che va a testimoniare, che va a raccontare le cose che avverranno perché lo conoscono, gente che ha un intimo rapporto con Lui, lo ascolta e dice: ok Dio, dirò alle persone.
Ed è una cosa molto semplice. A volte stiamo pregando per le persone e Dio ci parla. Io alcune volte nella mia vita, anche spesso, Dio mi ha parlato e io ho parlato alla gente ed ero una di tutti noi, solo che conoscevo Gesù. E adesso, dal momento che tu conosci Gesù, tu puoi entrare alla presenza di Dio e ascoltare direttamente da Lui. Non abbiamo più bisogno di un intermediario umano. Paolo dirà a Timoteo: esiste solo un intercessore tra il Padre e noi, ed è Gesù. Quindi finalmente non abbiamo bisogno, non avete bisogno del pastore per ascoltare Dio. Ognuno che ha creduto in Gesù può ascoltare direttamente la sua voce. Tutti noi. Io sono qua solo per insegnarvi questo. Io sono qua solo per dirvi: tutti noi possiamo ascoltare da Dio. Tutti noi possiamo vivere una vita sovrannaturale sulla terra. Tutti noi possiamo cambiare la storia della nazione profetizzando, come ha fatto qua Dio con il profeta Ezechiele. Adesso, visto che anche noi siamo profeti, noi abbiamo un potere nella nostra bocca, quello di creare con la parola. Chissà che Dio ha creato con la parola. Chissà che noi abbiamo il DNA di Dio. Chissà che quando conosciamo Gesù, lo Spirito di Dio è su di noi. Che cosa succede? Che noi iniziamo a parlare alla nazione e a cambiare le cose. Oggi io ti voglio parlare di questo: una fede attiva. Allora, noi pensiamo che essere cristiani è così. Sono cristiano, vado di domenica in chiesa, mi siedo, giorno, che a lei, canto, la 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 la, se vieni da noi canti più così, se vai in un'altra chiesa canti un po' meno, tipo la la, dipende dalla chiesa che vai, finisce la domenica, arrivederci, 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 vado a mangiare o vado a fare quello che voglio. Poi alcuni un po' più così dicono: no, io anche durante la settimana vado, leggo la Bibbia. E questo non ha niente a che fare con la fede. Questo ha a che fare con la religione. Metodi. Ti voglio dire che cosa vuol dire fede. Fede vuol dire che dal giorno che io mi alzo, dal momento che io mi alzo, io so chi sono. La prima cosa che il credente deve sapere: chi sono? Sono il figlio di Dio. Allora, il figlio di un re, tu sei figlio di? Quindi tu sei? Guarda la persona che è vicino a te e digli: se tu hai dato la tua vita a Gesù, sei diventato principe, sei diventata una principessa. È vero? Guarda bene, dice: sei una principessa, sei un principe. Ok, adesso che tu sai di essere una regina, un principe, non ti senti un po' meglio? Quindi devo incominciare a sapere cos'è che Gesù ha conquistato sulla croce per me. La prima cosa: sono diventato figlio di Dio. Cos'è che sono diventato? Sono tutti gli esseri umani figli di Dio sulla terra? No. Come faccio a sapere? C'è scritto nella Bibbia, Vangelo di Giovanni al capitolo 1 verso 12. Cosa dice? Potete anche là aprire la Bibbia. Andiamola insieme. Andiamo a leggerlo insieme, perché è importante. Perché tutti dicono: siamo tutti figli di Dio. Non siamo tutti figli di Dio. No, 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 no. Andatela con me nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1. Allora, verso 12, andiamo là. Ma tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. E adesso spiega chi sono. A quelli, cioè, che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Siamo tutti figli di Dio. Chi è figlio di Dio? Solo coloro che lo hanno?
ricevuto. Quando tu ricevi Gesù, quando ti dici ok Gesù, io credo nel tuo sacrificio sulla croce, io ti invito a vivere nel mio cuore, in quel momento tu ricevi il diritto di essere figlio. Quando noi diventiamo figli per diritto, noi diventiamo anche eredi di tutto quello che nostro padre ha. Per questo l'apostolo Paolo dirà: noi siamo eredi di Dio, coeredi di Cristo, condividiamo con Gesù la eredità di Dio. Qual è l'eredità di Dio? La fede, la gioia, l'abbondanza, la grazia, il sovrannaturale, i miracoli, tutto quello che Dio può fare è la tua eredità. Non è meraviglioso? A volte noi siamo cristiani e ci sentiamo dei poveretti, alcuni anche degli idioti, perché abbiamo vergogna di esserlo. E qualcuno ti dice: tu cosa fai di domenica? Dove stai andando? Non hai il coraggio di dire che vieni a pregare, perché chissà cosa pensano, perché non va di moda pregare. Dov'è che vai di domenica? E poi, come dico sempre io, con le Bibbie della Diodati, quelle che è così, no? Perché devi leggere di nascosto. Nessuno può sapere il libro segreto. Magari andassimo con quelle Bibbie da enciclopedia nella metropolitana per dire: guarda che meraviglia, wow, sto leggendo la Bibbia, sì! Perché abbiamo paura che poi ci trattino da testimone di Geova, perché in Italia pensano che solo loro leggono la Bibbia, la loro Bibbia. Noi dobbiamo scoprire intanto chi siamo. Wow, ho accettato Gesù nella mia vita, ho sangue blu, sono figlio, erede, Dio è con me, la sua presenza è in me, sono diventato un sacerdote, sono diventato re, sono diventato anche profeta, posso parlare nel nome di mio padre. Mentre io sono qua sulla terra, posso emanare dei decreti. Poi Gesù ci dirà ancora di più e ci dirà che lui ci dà tutta l'autorità che ha ricevuto dal padre, lo dà a noi. Wow! E lui dice: potete calpestare serpioni, serpione no, non si dice. Serpenti e scorpioni, è un mix. L'economia delle parole. Tutto quello che tu legherai sulla terra sarà legato in cielo. Tutto quello che tu slegherai sulla terra sarà slegato in cielo. Wow! Sapete cosa sta dicendo Dio? Per la cultura ebraica la parola legare e slegare voleva dire proibire e liberare. Quindi loro chiedevano, no? Avevano 613 precetti, arrivavano, non sapevano e dicevano: posso fare questa cosa? Sì, sei slegato. Posso fare quest'altra? No, sei legato. Dio sta dicendo che ti sta dando il potere di proibire e liberare. Adesso ti voglio far vedere cos'è un cristiano mentre cammina sulla terra. È una persona che vede una cosa sbagliata e impunta i suoi piedi, così. E dice: io non accetto che nel luogo dove io vivo questa cosa venga. Io proibisco che nella mia famiglia ci sia questa confusione, questa rabbia, uno contro l'altro. Nel nome di Gesù io leggo questo qua sulla terra e là in cielo sarà così. Dio mi ha dato questa autorità. Wow! Io molti anni fa, il pastore Diana forse se lo ricorda, vivevo in una via che si chiamava Via Spaventa. Quindi voi potete immaginare, solo il nome della via era profetico. Perché ogni sera che arrivavo nella Via Spaventa, il numero 19, era qua vicino, c'era qualcuno che stava coltellando un altro. Quindi c'era uno con la bottiglia, ogni tanto lei mi accompagnava con la sua macchinina verde e dicevo: continuiamo a fare il giro finché smettono di accoltellarsi.
Quando invece nessuno si stava coltellando, io entravo e proprio a destra c'era quello là che spacciava droga, di qua, quello di là, e tutti così. Io dicevo, oddio, allora dovevo pregare per non essere violentata da là fino là, e dovevo, quindi ho esercitato molto la mia fede in via spaventa, finché a un certo punto io ho detto, no, io proibisco che questo succeda nella via dove abito io non lo accetto più, io decreto nel nome di Gesù che questa situazione finirà, e io voglio chiamare un comando di polizia davanti al mio portone. Allora là davanti c'era una cosa tipo della stazione dei treni. Se tu passi oggi in via Spaventa, là nel numero 19, vai a vedere cosa c'è davanti. Un comando di polizia. Sono stato io a crearlo. Perché? Perché Dio ci ha dato potere sulla terra, veramente, per fare delle cose. La fede ha a che fare con gente che si muove dalla mattina alla sera. Infatti dice, andate per tutto il mondo a predicare il Vangelo. Veramente, quel verbo non è imperativo, è un gerundio. Letteralmente vuol dire andando per tutto il mondo predicate il Vangelo. Non è vai, è mentre vai, predica il Vangelo, caccia via i demoni, libera gli ammalati, metti la tua mano su di loro perché siano guariti. E anche se berrà veleno, qualsiasi cosa succederà, nulla ti recherà danno. È quello che dice Dio. Allora magari noi andiamo in chiesa e lo leggiamo. Che bello! Guarda, vai per tutto il mondo. Sentiamo. Cosa hanno detto oggi? Beh, c'è scritto vai per tutto il mondo, quando si ricordano. Bello, no, questo passaggio? Ecco, Dio ha lasciato la Bibbia non perché noi la leggessimo, dicendo che bel libro. Anche voi leggete la Bibbia, anch'io ho già letto, non ho capito niente, quello che sento in Italia, non ho capito niente, però l'ho letta una volta, interessante, ma quante guerre. Io, a me piace solo il Nuovo Testamento, quando io leggo il Vangelo, Gesù così carino, così meraviglioso, però quando leggo l'Antico Testamento, queste guerre. Ecco, io voglio dirti una cosa, noi dobbiamo leggere la parola di Dio e prendere i principi. All'epoca dell'Antico Testamento erano veramente delle persone, quasi dei mostri per noi, per la nostra cultura oggi. Quando noi vediamo l'Afghanistan e tutte quelle robe là, quello che uccide le donne, gli uomini, guerre, ecco, era più o meno così, peggio. Per questo alcune volte Dio doveva sterminare un popolo intero, e tu dici perché? In genere lui sterminava nella Bibbia i popoli che erano adoratori di Moloch, cioè gente che uccideva i propri figli come sacrificio a Dio. E lui diceva, non voglio che rimanga neanche un superstite, così che mai nessuno torni a fare di nuovo queste pratiche. Perché Dio è perfetto, perché lui non voleva questo, non voleva che i genitori uccidessero i propri figli per fare un sacrificio a lui. Questo non è il Dio della Bibbia. Tante cose non capiamo perché non le studiamo, perché non ci interessa più di tanto, ma io ti voglio dire questo, inizia a interessarti, perché tu puoi cambiare veramente il luogo dove sei, tu puoi veramente dire io non accetto più questa cosa nella mia vita, io non accetto più questa cosa nella mia società, nella mia città, nella mia nazione. E puoi anche liberare, non solo proibire. Signore, io libero i cieli di Milano perché questa città sia conosciuta come una città di fede, io libero i cieli sopra casa mia nel nome di Gesù. Perché ti sto dicendo questo? Perché quando Dio ha detto profetizza a quelle ossa, lui stava dicendo che noi avevamo il potere di aprire la nostra bocca laddove noi vediamo morte e profetizzare vita, come abbiamo cantato e canteremo ancora. Io profetizzo su di te la vita, ma non è una canzone. Io profetizzo su di te la vita, la la da da da. No, io sto parlando di cose vere. Io sto parlando di gente che vuole vedere cambiamenti veri. Io sto parlando di gente che cammina per fede. Sapete perché molte persone non credono? Perché guardano i credenti e dicono io non voglio diventare come quello là. Io ero una di queste. Molti anni fa ero piccola, ero a nord-est del Brasile, 95 gradi, vedo questa famiglia
papà con la cravatta a 95 gradi, con i capelli tutti pettinati da una parte con la riga, poi c'era la mamma con i capelli lunghi, i bambini tutti con la cravattina, con una chitarra completamente scordata, e questo che gridava in piazza: fratelli, il mondo sta finendo! E la famiglia che cantava insieme: alleluia, alleluia. E io mi ricordo che ero in questa specie di fermata e dico: Dio, non so proprio se tu esisti, ma se tu esisti ti prego non farmi diventare così. Molte persone non vogliono essere credenti perché immagino che il credente è il ragazzo dell'oratorio che fa finta di essere bravo e è, scusate la parola, uno sfigato, non gli va bene mai niente. Non ha mai una fidanzata, per questo vive nell'oratorio dalla mattina alla sera. E uno dice: non voglio. I giovani dicono: Dio, il Dio della Bibbia è un Dio meraviglioso che migliora la tua vita, non che la peggiora. Quando le persone iniziano a vedere miracoli, quando le persone iniziano a vederti felice e ti dicono: ma sei sempre felice? Sì. Cavolo, ma va sempre tutto bene nella tua vita? No. Sei così gioioso, chissà quante belle notizie. Ho avuto solo pessime notizie oggi. E come fai ad essere così felice? Semplice. La pace di Dio che sorpassa ogni conoscenza, una pace che tu non puoi capire, abita nel mio cuore. È quello che dice la parola di Dio. Là in Filippesi, a capitolo 4, dirà così. Dirà: rallegratevi nel Signore. Ve lo ripeto, rallegratevi sempre, che la vostra visione benevola sia conosciuta da tutti, da tutti. E poi dice: non angosciatevi di nulla, di nulla. Non permettere all'angoscia di prendere il tuo cuore, ma presenta al Signore i tuoi problemi con richieste, con suppliche, con ringraziamento, e la pace di Dio che sorpassa ogni conoscenza. C'è una pace che la testa non riesce a capire, dice: come, ti sta cadendo il mondo addosso e ridi, come fai a ridere? La pace di Dio che va oltre a quello che possiamo immaginare custodirà. Cosa vuol dire custodirà? Proteggerà il tuo cuore. Non permetterà il tuo cuore di vivere secondo le circostanze. Quando va tutto bene, che bello, va tutto bene, sono ricco, famoso, fidanzato. E quando va male dice: Dio non esiste. Quella pace ti fa stare bene quando va tutto bene e anche quando va tutto male. Infatti Gesù ha detto: io vi do la mia pace, non quella del mondo. Perché quella del mondo è così: va tutto bene? Va tutto male? Lui dice: io vi do la mia pace. Non è la pace che il mondo vi dà, è la mia pace. Cioè tu hai pace comunque. Ti cade il mondo addosso, sei così, e dicono: come mai sei così? Ma sei contento? Perché dice: tanto prima o poi mi toglie il peso. È venuto per togliermelo. Quel Dio là, il Dio della Bibbia, ci sta insegnando a vivere una fede che influenza la gente, che influenza la società, che influenza il tuo ambiente di lavoro. Che tu dovunque sei, tu stai lavorando con la tua fede, mentre stai andando, stai predicando la parola di Dio. E dovunque sei, e la gente riconoscerà. Io quando ero giovane, non si può dire perché sono giovanissima, quando ero più giovane, c'è stato un tempo, io avevo 17 anni, dove ho lavorato in una scuola, ero in Brasile, in una scuola materna, facevo l'assistente dell'assistente dell'assistente, non avevo studiato per fare la scuola materna, ma la preside della scuola, io insegnavo nuoto ai neonati, la preside della scuola, che aveva la figlia che era la mia allieva di nuoto, mi amava così tanto che mi ha infilato dentro la scuola. E io, che avevo bisogno di lavorare per l'università, dico: ci sono. Io sono stata buttata fuori da quella scuola dalle suore, perché hanno detto: preghi troppo.
perché c'erano così tutti i bambini che correvano e venivano le maestre: senti, ho mal di testa, non è che puoi imporre le mani perché vorrei guarire, ho saputo che quella del piano B è stata guarita e anche quella del C ha detto che ieri c'era una riunione fantastica. Che cosa credo da sempre? Dovunque noi siamo, tu non hai bisogno di questo per predicare la parola di Dio. Dovunque tu sei, sveglia la gente, sveglia dicendo: oh, Dio esiste ed è buono ed è meraviglioso e la sua parola funziona e la sua grazia è con noi e il suo amore ti riempie. Non c'è niente di meglio. Questo è risveglio. Noi abbiamo fatto il tour, no? Chi ha fatto il tour giallo e dei giovani? Il momento peggiore del tour era la mattina, perché avevamo evangelizzato sulla spiaggia, abbiamo parlato di Gesù nella spiaggia, abbiamo fatto ginnastica, abbiamo fatto degli spettacoli alla sera, andavamo a letto tardi, andavamo a dormire per terra dentro queste tende e poi c'era qualcuno che suonava la sveglia. E appena qualcuno suonava la sveglia, tu volevi ancora dormire, sono stanco. Però poi iniziavano a fare dei rumori dove non potevi dormire, perché era impossibile. Il risveglio non è nient'altro che una persona che Dio sveglia. Basta che svegli una sola. Basta che prenda Rostan. Vieni qua, Rostan. È come se lui stesse dove. Vieni qua a dormire un attimo sul palco. È stanco, poverino, facciamolo dormire. La gente stanca della religiosità, Natale, Pasqua, Capodanno, si addormenta. Non vi posso raccontare quando russava Rostam, perché tutto il campo è una cosa sovrannaturale. Cioè, lui russava e già quello era una sveglia per noi. Allora Dio, come io il microfono giustamente farò Dio, lo sveglia. Rostam. Ehi! Svegliati. E Dio gli dice che è buono, lo tocca, lo guarisce e poi gli dice: sei sveglio? Sì. Adesso inizia a svegliare tutti. Com'è che facevi al tour quando non si svegliavano, Rostam? Sveglia tutti, per favore. Gloria a Dio, Dio è buono, Gesù salva e guarisci. Gloria a Dio, sveglia tutti. Ecco, tu sai che quando una persona poi sta dormendo profondamente non basta che tu urli, vero? Io mi ricordo una volta che mi sono svegliata, tipo dopo mezz'ora che avevo messo la sveglia, e la sveglia andava a palla. E io mi sono svegliata dicendo: è da mezz'ora che va a palla. Vuol dire che sei proprio stanco. Allora se non basta la sveglia, tu lo devi prendere, shakerarlo e dire: svegliati! Grazie. Dio oggi sta domandando a ognuno di noi: ma tu pensi che la gente che dorme là nel sonno dei desideri, pensando chissà cosa, se ho 200 mogli forse sarò felice, poi non funziona, se ho 200 macchine, se riesco a fare questo, tu pensi, guardando questa gente che è morta dentro, pensi che possano vivere? È la domanda che Dio sta facendo e che ha fatto al profeta. E io voglio rispondere con te: Signore, tu lo sai. E poi voglio ascoltare la voce di Dio che dice a te, che sei profeta da quando Gesù è venuto sulla terra. Profetizza su queste ossa. Inizia a guardare la gente morta. La prima cosa che noi dobbiamo fare è parlare ai morti. Tu conoscerai il Signore. A tua madre che non lo conosci, mamma, tu conoscerai il Signore. A tuo padre che vedi che sta sempre male, che beve, che gioca, che non capisce niente, che cerca di, non riesci, papà, tu conoscerai il Signore. Tu lo conoscerai. La Bibbia in 2 Corinzi capitolo 4 dice che se la gente non riesce a vedere il Vangelo è perché ha il Vangelo velato, coperto, e dice che il Dio di questo secolo li accecca, non capiscono niente. Tu gli dici: guardami, Dio ha cambiato me, io avevo un tumore, non ce l'ho più, ho pregato Dio, e loro non vedono.
ti vedono camminare sulle acque e ti dice acqua, e non vedono perché sono ciechi, e tu parli e dici Dio è fantastico, e non vedono, e tu dici come fai a non vedere? È come dire a un cieco, ma tu come fai a non vedere che bello che è quella roba là? E lui dice sono cieco, non riesco a vedere. Anni fa ho cercato di aiutare una signora a leggere, una signora cieca. E allora lei mi dice, anch'io leggo il Vangelo. E dico, che bello, leggilo per me. Lei dice, lo leggo in braille. Allora prendo il Vangelo, logicamente io il braille non capendo, gli do il Vangelo al contrario. Questa povera donna sta ore, ma io sapevo leggere, ma non so cosa mi sia andato in panico. E a un certo punto ho capito che gli avevo dato il Vangelo al contrario. Ecco, lei non poteva comprendere perché non poteva vedere. Qualcuno che vede li deve aiutare. Se tu inizi a vedere l'amore di Dio nella tua vita, aiuta coloro che non lo riescono a vedere, perché il miracolo di Dio è profetizza su di loro e loro vedranno. Profetizza su di loro e lo spirito di Dio, questa parola spirito, ruà, il soffio di Dio sarà su di loro. Come succede? Non lo so. Non so come sia successo che quelle ossa hanno iniziato ad avere della carne, dei nervi e poi lo spirito. Però so una cosa, io sono una di quelle ossa. Io so che Dio può far rivivere chi è morto. Io non so come Lui faccia, ma io so che Lui sta chiamando me e te per iniziare a proferire parole sull'Italia, proferire parole su Milano, per vedere la gente che si sveglia. Per cosa? Così abbiamo una chiesona. Non ci interessa avere una grande chiesa. La grande chiesa è una conseguenza di un popolo meraviglioso che inizia a conoscere Dio. E poi non conta più niente. Tu continui a fare il lavoro che stavi facendo, ma non è più la cosa più importante. Tu continui a fare esattamente quello che stavi facendo. Se non avevi capelli, continui a non averlo, anche se sei nato di nuovo. Però l'amore di Dio che è dentro il tuo cuore è sovrannaturale. E non sai spiegare, ma sai solo dire una cosa. Wow, sono suo figlio, e inizia a vivere sulla terra in un modo diverso. Quello che Dio ci ha chiamato a fare è sveglia i tuoi amici, sveglia la tua famiglia, sveglia il governo, sveglia la tua città, sveglia la tua nazione, perché io voglio illuminare i loro cuori. Io sono profondamente convinta, e adesso chiude, sono un po' dislessica oggi, ma dico tutte le parole, sarà che non ho dormito bene, chiudo. Profondamente convinta che il Dio della Bibbia vuole cambiare la nostra vita, ma Lui ha bisogno di una cosa, della tua fede. Devi credere che Dio lo può fare, devi darle un voto di fiducia e permettere a Lui di dimostrarti che lo può fare. E quando la gente vedrà la vittoria di Dio, la vittoria di Dio, cioè tu che stai bene comunque, quando la gente vedrà il sorriso di Dio in te, quando la gente vedrà che tu che non avevi niente, il Signore inizia a provvedere per te, a benedirti, e tu riesci a prosperare anche economicamente, anche nel tuo lavoro, quando la gente inizierà a vedere che le cose vanno bene, diranno com'è che fai? Io sono stata in una casa qualche mese fa dove c'era questo uomo molto ricco, proprio molto molto ricco, brasiliano, che stava parlando a tanta gente che non credeva, tutti molto ricchi, erano tutti ricchi, tranne me, erano tutti molto ricchi. Io ero ricca, sapevo di essere miliardaria, ma non potevo raccontare. E inizia a raccontare, dice, sai, io ho comprato a un certo punto nella mia vita 100 struzzi. E io vedevo già la faccia di tutti che dicevano. Ogni volta che cercavo di moltiplicare i miei struzzi, e loro morivano, moriva uno, l'altro, era i miei affari, ho cercato di buttare tutti i miei soldi negli struzzi e morivano sempre. E poi dice, mio padre continuava a dirmi, prega Dio,
Lui cambierà la tua storia anche economica, perché a un padre interessa se il figlio sta bene economicamente, sì o no? Se tu sei un padre, vede tuo figlio che muore di fame, dice: non preoccuparti, morire di fame va di moda. Sei preoccupato? Quindi suo padre era là che diceva: figlio, prega. E lui ha detto: guarda, a un certo punto morivano così tanto gli struzzi che io ho iniziato a pregare. Ho detto: Dio, il Dio di mio padre, non lo so, aiutami. E lui raccontava che a un certo punto Dio ha iniziato ad aprire delle porte e lui ha avuto tantissimi, più di 1000 struzzi. Poi li ha venduti e ha comprato una compagnia siderurgica, una di acciaio, giù di lì. E poi oggi è il più grande, uno dei più grandi in tutto il Sud America. Era là per dire questo: il mio Dio può cambiare la storia anche di una persona che non ha niente. Allora, quando le persone sentivano questo, le persone vogliono poi una preghiera, perché è un Dio che funziona, e il Dio della Bibbia è un Dio che funziona anche nelle cose più assurde, anche nelle cose che forse uno dice: ma quello non è spirituale. Io voglio invitarti a pregare oggi con noi per la tua vita. Voglio chiudere con una grande preghiera. Voglio iniziare a chiederti oggi di credere, che con la tua fede... Allora, questo non è un metodo americano, eh? Diciamo 10 volte che siamo felici per vedere se diventiamo. Siamo felici, siamo felici, siamo felici, siamo felici. Quelli che mettono anche nella macchina, no? Che escono per andare al lavoro. Tu sei una persona felice? I 10 passi per la felicità. Non è questo. La Bibbia dice che la bocca parla di ciò che il cuore è pieno. Io dico se credo. Io voglio invitarti oggi a credere in un Dio che vuole cambiare la nostra storia. E noi pregheremo per noi, perché è importante che noi viviamo nella vittoria di Dio per raccontare agli altri che Dio può fare miracoli. E tu dici: sono il primo miracolo della mia vita, guardami. Amen. E adesso tu preparerai la tua mente per vincere, perché noi abbiamo molte volte la mente preparata per la sconfitta. E diciamo: vado a fare un colloquio di lavoro, ci sono 20 posti. Ah, penso che non ci vado nemmeno, 20 sono troppi, non chiameranno mai me. Non sei figlio di Dio? Non hai la grazia di Dio su di te? Perché no? Parti così: il Signore mi ha detto che mi farà più che vincitore in Cristo Gesù. Vado a vincere, non perché voglio convincermi, perché Dio mi ha detto che posso vincere. Dì alla persona che è vicino a te: Dio ti ha detto che puoi vincere. Dì anche quello che è dietro, dici: oh, tu puoi vincere. Dì anche quello davanti, fai così: ehi. Prepara la tua mente per vincere. Amen. Diglielo: oh, prepara la tua mente per vincere. Amen. Vi ricordate quando Nicola è venuto qua a raccontare che anche il suo procuratore diceva: poi mi racconti come lo fai? Perché? Perché uno dice: è impossibile che questo succeda. C'era un signore mio amico che mi diceva così: ma tu sei nata con la camicia. E io dicevo: sì sì, c'è scritto 7, il numero di Dio. Io sono figlio, devi credere in questo. Io credo che a volte Dio ci voglia benedire, ma noi blocchiamo la mano di Dio con la nostra incredulità. No, a me non può succedere. No, a me non succederà mai. Ai, non lo so, che vita. Non puoi vivere così. La Bibbia dice, Dio ha detto che ha preparato una vita di vittoria piena di fede per te. Adesso scegli: vuoi credere a quello che dice Dio o vuoi credere a quello che dicono gli altri? Io non so te, ma io voglio credere a quello che dice Dio della mia vita. Vuoi credere a quello che dicono gli animali del malaugurio, dei tuoi amici?
Ah, figurati se questo succede. Ehi, Barnaba, vuoi fare un movimento le ali morali? L'Italia, non andrà bene. Cosa, vuoi fare una missione, aprire cose, Jerry? Figurati, non avrai mai soldi. È così. Anche qua dentro, quando abbiamo incominciato a dire vogliamo restaurare questo posto, vogliamo fare un posto dove c'è teatro, sotto l'università, costa troppo, pastore, tu sogni troppo. E io ho detto sì, ma io preferisco credere in quello che Dio dici, che credere in quello che tu dici di me. Amen? Alziamoci. Vogliamo incominciare a profetizzare su noi stessi? Chi è qua oggi per la prima volta? Tu non sei mai venuto a pregare con noi. Ecco, siete benvenuti. Io voglio sfidarti oggi. Voglio sfidarti a profetizzare sulla tua vita. Voglio sfidarti a credere che il Dio della Bibbia può e vuole cambiare la storia della tua vita. E voglio sfidarti a profetizzare su te stesso, a dire, com'è che ti chiami? Quello vicino a Nick, com'è che ti chiami? Christian. Voglio sfidarti a dire così, Christian, tu avrai il sovrannaturale di Dio. Nessuna sconfitta toccherà più la tua vita. L'amore di Dio riempirà il tuo cuore. E tu finalmente proverai quella gioia vera che nessuna donna, nessuno ti può dare. Amen. E io voglio credere che quello che Dio dice funziona. Sapete perché? Perché funziona davvero. Io conosco Gesù da quando ho 13 anni. E ho 41, anche se non si vede. Che tu hai 41? La prima volta che qualcuno mi ha parlato di Dio e mi sono messa a ridere, ho visto la gente con la mano alzata e ho detto: questi sono pazzi. Ecco le ultime parole famose. Diventato il capo dei pazzi. Non sono riuscita più a lasciarlo. Perché Dio funziona. Funziona nella mia vita affettiva, nella mia vita economica, nel mio cuore. E se funziona per me, che non sono nessuno senza Dio, funziona per tutti. Io gli ho promesso, io griderò, Signore, io sveglierò la gente. Oggi io sono qua per dire: oh, svegliati tu che dormi, apri gli occhi, guarda in cielo, basta di cercare attorno, basta di pensare che un uomo, una donna, una cosa che possa riempire la tua vita. Ci abbiamo già provato, tutti ci hanno già provato e non funziona. Alla sua presenza. Inizia a pregare per te stesso. Inizia a dire: Dio, forse è la prima volta che faccio una preghiera così, ma io voglio chiederti oggi di cambiare la storia della mia vita. Io voglio chiederti oggi per me. A volte preghiamo per gli altri, ma oggi noi vogliamo pregare per noi, vogliamo incominciare così. Signore, Dio dei cieli, prima di tutto, se non hai mai fatto questa preghiera, falla con me così. Io ti ricevo nel mio cuore per poter diventare tuo figlio. Ti ricevo dentro di me per poter avere il potere che la Bibbia mi dà, il tuo, non per fare solo del bene a me, per fare del bene a tutte le persone che saranno attorno a me. Io credo oggi in quello che tu dici, in quello che tu fai. Io scelgo di credere. Io voglio fare esperienze con te, Dio. Non mi basta che gli altri mi dicono delle cose. Non mi interessa, ognuno dice la sua. Io voglio avere la mia storia. Dili, io voglio avere la mia esperienza. Non quella del mio amico. Per questo oggi io ti invito a entrare nel mio cuore e a cambiare la mia storia. E voglio aprire la mia bocca e dire a me stesso, di là a te stesso con il tuo nome, io mi dirò: Roslyn,
l'amore, la grazia, la benedizione di Dio siano su di te e ti accompagnino. Che la solitudine non abiti mai il tuo cuore e che l'amore sovrannaturale che viene dal cielo riempa la tua esistenza. Apri la tua bocca e inizia a dire cose buone su di te, perché Dio ci sta dicendo oggi: tu pensi che le cose possano cambiare? Signore, tu lo sai. E lui risponde: allora profetizza, allora apri la bocca, allora decreta che le cose cambieranno, non per la tua forza, ma perché io ti darò forza perché cambino. E inizia a pregare per tutte le cose che in questo momento sono per te un problema. Tutti noi lottiamo con delle cose. Inizia oggi a pregare per te. Soffia Spirito di Dio in questo luogo, col tuo potere, la tua grazia, e puoi risvegliare. E soffia Spirito di Dio in questo luogo, col tuo potere, la tua grazia, e puoi risvegliare. Per te stesso, se sei malato, inizia a pregare per il tuo corpo, dicendo: tu vedrai la guarigione di Dio, perché Lui è in questo luogo oggi. Parla, la Bibbia dice: se tu hai fede per dire alla montagna, spostati e gettati nel mare, succederà. Parla, quella malattia, di malattia ai reni, io ti comando oggi. Lascia il mio corpo. Angoscia, ansietà, tu non vivrai più nella mia anima. Io ricevo la gioia e la pace di Dio nel mio cuore oggi. Inizia a pregare per te stesso. Soffia Spirito. Questo luogo, col tuo potere, la tua grazia, li puoi risvegliare. Soffia Spirito di Dio in questo luogo. Prendi la tua guarigione. Col tuo potere, la tua grazia, li puoi risvegliare. Signor, libera.
Signore, tu sai che c'è questa cosa nella mia vita. Per me è un problema enorme che non so trattare. Io ti chiedo aiuto questa mattina. Io apro la mia bocca credendo con il cuore e profetizzo e proferisco parole di guarigione sul mio corpo, di liberazione sulla mia vita lavorativa. Io libero la mia vita emotiva e dico che non sarò più bloccato, non vivrò più in questo modo, non avrò più questi pesi addosso. Io decreto, io apro la mia bocca, io proibisco che questo sia nella mia vita. Io chiamo la vittoria di Dio su di me. Sarò una persona veramente felice perché tu sarai con me anche quando andrà tutto male. Dio, oggi io stabilisco un patto con te. Trasforma la mia vita e io ti servirò e parlerò di te e sveglierò e profetizzerò su tutte quelle ossa. Soffia Spirito Santo. Soffia Spirito Santo. Soffia Spirito Santo. Adesso prendi la mano della persona che è vicino a te, destra e sinistra, e canta con noi questa canzone ancora una volta come una preghiera. Soffia Spirito. Prega per la persona che è vicino a te. Soffia Spirito Santo. Dio, prego per lei, prego per lui. Con tutte le tue forze. Col tuo potere, la tua grazia, ti puoi risvegliare. Soffia Spirito di Dio, cambia la vita, cambia la vita del mio amico, cambia la vita di questa persona. Dio, soffia con la tua grazia, col tuo potere, la tua grazia li puoi risvegliare. E nella valle di ossa risuscita, Dio, risuscita il tuo popolo questa mattina. Fai di loro un esercito di vittoriosi. Sulle ferite non guarite, sulla vita della persona che è alla tua destra e alla tua sinistra. Inizia a dire: tu vedrai la gloria di Dio. Io lo profetizzo. Io profetizzo che ti vedrò una persona felice. Io profetizzo che le porte del lavoro anche in tempo di crisi si apriranno per te. Io profetizzo che l'angoscia non ti abiterà. Io profetizzo che l'amore di Dio ti rafforzerà. Io profetizzo che l'abbondanza di Dio sarà su di te, che le porte del cielo si apriranno e che la prosperità e la benedizione verranno su di te, sulla tua casa, sulla tua famiglia, sui tuoi figli.
Io decreto che i tuoi figli serviranno il Signore, che la tua generazione sarà benedetta, che tu sarai benedetto su questa terra e la benedizione di Dio ti accompagnerà, che la tua vita affettiva sarà benedetta, che il tuo cuore sarà benedetto, che le tue ferite saranno completamente guarite, perché l'amore e la grazia di Dio sono su di te. Io profetizzo che la forza di Dio è nel tuo cuore, che la forza di Dio è nella tua esistenza. Io profetizzo che il tuo corpo è guarito per le sue lievature sulla croce. Io profetizzo che c'è una differenza tra coloro che credono e coloro che non credono, e che la fede che viene dal cielo invaderà il tuo cuore fino al punto che la gioia di Dio e la pace del Signore saranno su di te. Io profetizzo un esercito di uomini, donne, giovani, anziani e bambini che proclamano la gloria di Dio nella città di Milano. Io profetizzo un esercito di gente che ha fede, non di gente religiosa, di gente che crede con tutto il cuore, di gente che è disposta a cambiare le cose, di gente che vuole vedere i miracoli. Io profetizzo che attraverso la tua fede e le tue mani le persone guariranno, conosceranno il Signore, le malattie saranno sconfitte per la fede e per i miracoli. Io profetizzo che tu sarai una macchina di miracoli, perché la gloria di Dio, l'amore di Dio è su di te. Io profetizzo che tu sei una persona che cambia la storia, che cambia la storia della tua vita. Io profetizzo che la fede che c'è nel cuore di Dio invada il tuo cuore nel giorno d'oggi, nel nome di Gesù. Io profetizzo la guarigione e comando ogni malattia che prende il tuo corpo e la tua psiche di abbandonarti oggi, per fede, nel nome di Gesù. Ricevere libera e nella valle di ossa secche alza un esercito, Signor Gesù, sulle ferite non guarite, tocca Signore. Io lo ricevo, dili, io lo ricevo. Io ricevo questa mattina. Inizia a guarire, Signore, la mia famiglia. Adesso inizia a profetizzare sulla tua famiglia. Pensa ai tuoi figli, pensa a tua madre, pensa alle persone che conosci. Inizia a dire: voi conoscerete la gloria di Dio. L'amore di Dio vi unirà ancora, papà, mamma. Profetizza sui tuoi figli, digli: voi sarete benedetti perché io vi ho consacrati a Dio. Il diavolo non potrà rubarvi dalle sue mani. Pensa a quei fratelli con i quali non vai d'accordo. E digli: sapete una cosa, dovunque vi trovate, l'amore di Dio vi raggiungerà e un giorno vi vedrò qua con le mani alzate dicendo che Gesù ci ha uniti. Pensa alle famiglie che si stanno separando vicino a te. Pensa a tuo marito che non è qua, a tua moglie. Digli: sai una cosa, chiamalo per nome. Dovunque tu ti trovi, nel nome di Gesù, l'amore di Dio oggi ti copre. Tu sarai un uomo di Dio. Tu sarai una donna di Dio. La mia casa servirà il Signore.
Adesso chiudi i tuoi occhi e inizia a pensare a Milano. Inizia a pensare all'Italia. Inizia a pregare per la nazione che Dio ci ha dato. Inizia ad amare questa nazione con tutto il cuore. Una nazione di gente che ha lasciato la pelle per il Vangelo. Di gente che ha dato il sangue perché la gloria di Dio fosse vista a Roma. Cosa posso vedere? Prega per l'Italia con me. Una valle di ossa secche. Cosa posso sentire? Se no io non ho più speranza. La nostra vergogna è sempre esposta sotto il sole da molto tempo. Non c'è allegria né il tuo spirito e la cosa posso vedere se non a valle di ossa secche? Cosa posso sentire se io non ho più speranza? La nostra sempre esposta sotto il sole da molto tempo. Non c'è allegria né il tuo spirito nella tua parola, figlio dell'uomo. Profetizza. Cambia la storia. Profetizza. Con la
abbiamo la vita, vita in abbondanza su di noi. Io profetizzo su di te la vita, ricevi su di te la vita, vita di Dio. Vita, io profetizzo su di te la vita, ricevi su di te la vita, vita di Dio. Risvegliati, o terra piena di morte, posso sentire il suono del risveglio. Inizia a vedere una moltitudine che inizia a conoscere Gesù. Una moltitudine in Italia. Giovani, vecchi, uomini e donne. Inizia a vedere una moltitudine di gente felice perché l'amore di Dio è nel loro cuore. Risvegliati, o terra piena di morte, o valle di ossa secche, torna a respirare. Posso sentire. Ancora una volta, prega per la tua nazione. Vita, io profetizzo su di te la vita, ricevi su di te la vita, vita di Dio. Vita, io profetizzo su di te la vita, ricevi su di te la vita, vita di Dio. Forte a Gesù, fai un applauso forte a Gesù, dille Dio, io credo,
io credo nell'amore che tu mi hai dato, io credo nella tua grazia su di me, io credo che tu mi userai, io credo Signore, io credo Signore, io credo Signore, alleluia! Guarda la persona che è vicino a te. Dili, tu sei un profeta dell'Altissimo. Cammina tutta questa settimana profetizzando sull'Italia, sulla tua famiglia, sui tuoi amici. Libera e chiudi. Cambia la storia. Dio ha chiamato te in questa generazione per fare la differenza. Cambia la storia. Dila. Scuoti la persona e di cambia la storia. Oh! Che Dio continua a benedirvi e che il suo amore sia sempre su di voi. A Lui la gloria.